Cari aquilane e cari aquilani, il comune è il primo presidio per la tutela dei cittadini e del territorio ed il sindaco è la prima autorità in materia di protezione civile, ma ognuno di noi deve essere dotato di strumenti e conoscenze da applicare in caso di necessità ed agevolare quanti operano in situazioni di emergenza dovute a eventi calamitosi. Il nostro comune ha al suo interno una struttura ad hoc pronta a intervenire, ma i nostri sforzi potrebbero risultare vani se non si raggiunge la consapevolezza collettiva che il contributo che ogni singolo cittadino può offrire sarà fondamentale in caso di alluvioni, terremoti e altre calamità che purtroppo hanno interessato e potrebbero tornare a funestare il nostro territorio. E questa consapevolezza come si raggiunge? In che cosa consiste? È un obiettivo raggiungibile? La norma impone alle amministrazioni, tra l'altro, il compito di provvedere alla informazione e alla popolazione ed alla diffusione di una cultura della protezione civile e della prevenzione. Ritengo che una struttura di protezione civile, anche perfettamente addestrata ad affrontare le emergenze, non possa intervenire in modo appropriato se la popolazione non è adeguatamente informata sui rischi che presenta l'ambiente in cui si vive e sui comportamenti più corretti da assumere nella gestione delle situazioni critiche. Ed è per questo fine che il Comune dell'Aquila, nell'ambito del progetto di diffusione del piano di emergenza comunale e della cultura di protezione civile, ha realizzato questa campagna informativa Diamoci una mano, volta alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile e delle misure base di autoprotezione che possono contribuire alla mitigazione dell'esposizione ai rischi naturali. Lo strumento scelto, proprio per facilitare la massima diffusione delle informazioni, è quello delle pillole animate, divise per argomenti, che vanno ad illustrare quelli che sono i comportamenti più appropriati da tenere e quelli inopportuni da evitare in caso di avversità. L'impostazione grafica affronta il tema con estro e semplicità, rendendo facilmente comprensibili gli argomenti che troppo spesso vengono considerati lontani dalle nostre realtà o addirittura con remote, se non addirittura impossibili, probabilità di accadimento. Siamo certi che queste animazioni contribuiranno a rendere migliore e più sicura la quotidianità nella nostra terra e al di fuori di essa.